cattivo costume sono più le scientine che un cattivo costume di questa società moderna. Però è bello, non è cattivo costume, è bello questo brano, li salutiamo, li abbracciamo, altri nostri cugini del condominio Like Vostri. Sì. Molto bene. Bene. Ora faremo un pezzo live che si chiama I gatti lo sanno ed è tratto sempre dal mio libro di poesie Estensioni del tempo. La musica è stata composta da Mario Sborina e insieme il nostro progetto si chiama Memorie dal sottosuono, che in versione allargata prevede anche Fabio Fanuzzi, Valentina Gaglione e Michele Petruzzi. E che Valentina e Fabio sono altri compagni di Compilation. Esatto. Nonché Fabio è il productor. Esatto, il Fuzzi. Poi vi faccio una domanda sulle formulazioni. Adesso o dopo? Dopo. Ok, allora partiamo. A poi, certo. Nei giorni di sole incerti gli occhi sono altre parole. Nei giorni di sole incerti gli occhi sono altre parole offerte. L'ombra che corse incontro ci guadagnò una panchina. L'ombra che corse incontro ci guadagnò una panchina. E segmenti di brina mentre ne graziavamo l'esistenza. Qualche impronta in quei giorni che sappiamo ma sentiamo a fatica. Qualche impronta in quei giorni che sappiamo ma sentiamo a fatica. Al pulsare del presente non cedono gli affetti, al pulsare del presente. Sembrerebbe di tremare, sembrerebbe soffocare. Sembrerebbe di tremare, sembrerebbe soffocare. E tu dici, è solo che non sopporti gli addì, non sopporti gli addì. E sei un fiume in piena, la notte è presto, più presto ancora arriva il giorno. La notte è presto, più presto ancora arriva il giorno. Il tempo si impunta, somme di inquietudini, modulazioni del sonno, modulazioni del manto, modulazioni del sonno, modulazioni del manto. È faticosa stanchezza che non smette di seminare. È faticosa stanchezza che non smette di seminare. Mattine dopo mattine, soli dopo soli, le nebbie delle stagioni. Oh,
Long Drive qui alla Rapsodica. Dalla parte una cosa laterale a quello che è stato espresso. Sembrava un pezzo in cui gli Animal Collective hanno imparato a suonare. Belle suggestioni. Ci vuoi parlare un po' di questo testo? Di come ecco, una domanda che inizio a fare a te su questo testo e poi estenderò anche a Francesca. Come arrivano le parole? C'è una costante? Per farti un esempio, a me le parole arrivano da un momento all'altro senza preavvisare, io tendo a catturarle come farfalle, no, nella mia rete, e poi piano piano gli do la sua direzione una volta che le avrò. A voi come succede? Martina? Succede più o meno così anche a me, anzi la maggior parte delle volte è così. Altre volte possono essere suggestioni che ricevo, magari leggendo io qualcosa o vedendo un film o vivendo una situazione particolare per me che mi evoca qualcosa o mi fa venire in mente delle idee che fisso. Per quanto riguarda questo pezzo, in realtà sono dei micro pezzettini che poi io ho unito. E il lavoro poi con la musica è stato un altro lavoro, un lavoro ulteriore. Infatti tutte le ripetizioni che avete sentito nel libro non ci sono, però ho voluto darle insieme a Mario, che è lui che si occupa più della musica, degli accenni molto legati alla terra, quindi magari un po' sciamani, un po' anche mantra. Ossessivamente, diciamo, antichi. Esatto, e quindi ho fatto questa cosa delle ripetizioni che non è molto regolare trattandosi, però a me piaceva. Beh, così. Comunque è vero che c'è una somma delle parti che richiede anche magari una sorta come di incontro, no? Sì. Ma investitori no, ci può comunque stare, secondo me sono a favore di questo. Sì, io anche perché comunque si tratta di una performance musicale anche, quindi non di una semplice lettura, quindi per me ci stava tutto. Certo, anche perché non pesava, se mai dava. Ah, ecco, grazie. Assolutamente. Quello è a mio giudizio. Anche io ho un problema questo che mi pongo, dato che continuo anch'io con tanto, anzi. È una parte integrante per me l'elettronica, è quello che faccio, e il ritmo comunque circolare, no? Sì, circolare è anche un po' ipnotico, è quello che cercavamo. Sì. Lo amo tantissimo. Francesca è anche lei, anche essa come noi, poetessa di ricezione. Come succede? Cosa succede quando arriva? Purtroppo qui ci si ripete, perché anche a me succede la stessa cosa, e aggiungo che essendo pendolare praticamente da sempre, il momento tipico in cui mi arrivano queste parole da affermare o pensieri particolari o anche una scena che vedo e che mi sembra significativa e quindi vale la pena scriverci sopra, dicevo, questi momenti si verificano spesso sull'autobus, sul treno, spesso non dispongo neanche del supporto per scrivere quello che mi viene in mente. Allora, l'effetto di Boboli, di Buono Buono Livorno. No, adesso è più che altro Bologna-Modena, Modena-Bologna, purtroppo, sì, il pendolarismo quotidiano per andare al lavoro. Quello proprio... Sì, quello grezzo, Quello che ricorre, quello presentissimo. Quello presentissimo, proprio in senso concreto. E allora magari non ho il supporto, allora chiedo penne in giro, scrivo sui fazzoletti. È una cosa che mi capita spessissimo, siccome mentre leggo in treno per far passare quel tempo interminabile, è ricevere la giusta melodia, le giuste parole da un libro che sto leggendo, e allora scrivo direttamente lì sopra, come facevano gli antichi, no, con le glosse. Quindi questi libri così sono vissuti, sono ornati dalla mia poesia vicino alla poesia di altri. Poi dopo, fermati i primi momenti, diciamo che il processo è molto veloce, perché poi non penso ad altro che a come sistemare quella cosa che mi è arrivata, quella specie di scoperta che credo di aver fatto. E la cosa più difficile è costruire le sonorità, perché magari penso di avere avuto un'intuizione, ma per me è essenziale che la poesia suoni melodiosa, abbia un certo ritmo che varia e che funziona il significato. E poi tendo a cercare anche una chiusa d'effetto, diciamo una conclusione che sia sonora che dal punto di vista del significato, e non sempre quella arriva, quindi mi prende la bile quando i versi cominciano a inciampare, e finché non ho finito non faccio altro, diciamo. Mai trovare quelli rossi, ma arrivare boom in una pietra miliare, un certo. Sì, quello è sostanzialmente. Sì, abbiamo la stessa malattia, sulla coppa di città, il resto, o il vino.
Già che ci sono, io avevo in programma di leggere una poesia, così dico anche come è arrivata. Questa è arrivata durante una vacanza al mare, di quelle tranquille, in un posto per famiglie col bambino che era lontano e in cui la mente vaga, perché sono questi momenti, insomma, in cui arriva qualcosa. Quando cominci a concatenare pensieri, parti per la tangente. Qui mi guardavo intorno e è uscita questa Marina. Per cui mi avvalgo dell'accompagnamento al pianoforte del maestro Mario, che ringrazio perché è sempre così pronto a piegarsi alle nostre richieste e anche molto ricettivo verso i significati delle poesie, anche per la sua capacità di improvvisazione. Grazie. Così gli ho dato il tempo di prepararsi. Con l'occhio a qualche centimetro dalla sabbia spio il tremore del vento sulle cose, una borsa, una busta, gli ombrelloni in lontananza, dietro i miei piedi il mare che russa. Ci vorrebbero due mani incantate dall'inarcarsi delle mie spalle per riempirmi il buco in gola, per strapparmi la nausea dalla bocca, per fermare la fuga dei pensieri verso quello che non sono. Io non sono parte di nessuno di questi quadretti familiari da spiaggia. Io non ho l'età per stare in quel gruppo di ragazzi che ancora sognano in cerchio davanti al tramonto. Io non ho la dignità della figura di spalle solitaria che cammina nell'acqua fino a sparire insieme al sole. Io sono un nodo di sabbia sospeso che un refolo subito scioglie. C'è anche sempre quella sorta di superiorità di chi lancia soccorso, di trappallonetta, infatti, e non salisce appunto nell'acqua del sole. Esatto. Grande, grande momento. Quindi avevamo un po' detto, ecco, una cosa ci tenevo a sottolineare. Oggi abbiamo la fortuna di colpire il mostro parola da due angolature non consuete, perché qua ci sono ricezioni di parole. C'è l'estrema direzione, no, netta di Francesca, ci sono i momenti, come dire, di sospensione e allo stesso tempo di contemplazione di Martina, il tutto comunque sempre dentro un discorso del schiaffo mostro con un bello, grande mostro parola, mostro non a caso sei un poeta anche tu, Rapso, noi lo sappiamo. E per aggiungere, stando Roberto Fricantoro, non sei troppo bella. Ecco, bello. Faccio delle frasi storiche di Fricantoro. Io sono un poeta, ma anche un poeta. Ecco. E grazie. Allora, Elon Smith lo potremo andare ad ascoltare con quale traccia? I didn't understand. Number unique. One. Ah, ok, ok. Because Elliot is unique. Elliot è un drago. Invisibile. Adesso facciamo tutto.